le navi trasformate in un elemento di ricatto sull'Europa, sul sistema politico, sull'opinione pubblica, e quindi prescindendo totalmente dal fatto che su queste navi viaggiano delle vite, persone in carne e ossa, avrete sempre sentito che dopo uno, due, tre giorni, è durata al massimo credo 8 giorni, il braccio di ferro tra il ministro Salvini e le organizzazioni internazionali, ma anche in un caso una nave della Marina militare italiana, hanno immediatamente disposto, più o meno immediatamente, hanno dovuto alla fine disporre lo sbarco dei minori. Questo avviene perché esiste questa legge. La ragione per cui dopo un giorno, dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, comunque Salvini su questo ha dovuto sempre calare le braghe è dovuto al fatto che esiste una legge di questo Stato che un ministro non può violare fino a quando ovviamente non sarà riuscito a farla cambiare, cosa che può avvenire naturalmente, e già questo Parlamento nella maggioranza uscente è già intervenuta manomettendo uno degli articoli della legge, ovviamente, che disponeva a favore dei minori e quindi era favorevole, perché si tratta di un, che poi non è un aspetto secondario, è il rinnovo del permesso di soggiorno, dove si dice che vale il silenzio assenso, in questo caso non sarà più così, non è più così, quindi non ci sarà il rinnovo automatico, quindi chi avrà il tutore, chi ha il tutore avrà un percorso facilitato, per gli altri il compimento, il raggiungimento del 18° anno di età rischia di diventare un giorno di enorme tristezza, perché certamente diventando adulto rientra immediatamente nella quota di presenze illegali nel nostro paese. Poi cercherò di fare un piccolissimo ragionamento su questa questione. Però fino a quando questa legge non verrà cambiata, non c'è nessuno che possa ostacolare l'arrivo delle persone di minore età. Naturalmente, per chi vi parla, questo non è sufficiente, ma è stato sempre ragione di grande soddisfazione avere potuto dire che è stata una legge lungimirante. Quando è nata questa legge, ha avuto un secondo punto di forza, che è stata l'alleanza, non solo la conoscenza del fenomeno, ma l'alleanza con la società, quindi con persone come voi, con mondi come il vostro, associazioni di volontariato, le associazioni di tutela dell'infanzia, le quali, in particolare, qui c'è, tra l'altro sono molto felice che sia qua Viviana Valastro, che oggi non è più in Save the Children, ma lavora sempre su questa materia e con lo stesso impegno, e che ha predisposto insieme, in questo caso a me, che ero la prima firmataria, ma perché ormai questa materia la trattavamo da anni, la prima versione della legge, che poi è stata abbastanza cambiata, però avere questa fortissima alleanza tra il Parlamento, quindi tra chi stava dentro e chi stava fuori, si è rivelato determinante. Perché lo dico? Perché la pressione della società e dell'opinione pubblica può rivelarsi importantissima. Certamente parliamo di una materia, l'infanzia e l'adolescenza, sulla quale voi non sentirete mai neanche il peggiore dei leghisti proprio dire delle cose tremende, perché è consapevole che si fa dei danni, no? Cioè, in questi ultimi mesi, con molta preoccupazione, ho dovuto registrare che cominciava a diventare a voce alta l'espressione di un pensiero che io però avevo già raccolto in Parlamento, cioè cominciare a insinuare nell'opinione pubblica l'idea che questi ragazzi, siccome sono molto spesso
soprattutto quelli che arrivano dall'Africa, ragazzi alti, robusti, con un aspetto molto adulto, reso vitali anche, diciamo, dall'esperienza della vita, della durezza della vita, delle prove che hanno dovuto superare, ma certamente sono dei ragazzoni, no? L'idea che non sono affatto dei minori, o addirittura che in fondo che minori sono talmente grandi, a casa loro li farebbero lavorare, cioè la negazione, e qui c'è il principio della discriminazione, no? Sono diversi, e mi ha colpito che appunto mentre eravamo a tavola e chiacchieravamo, una tutrice abbia detto, quando io le ho detto perché hanno vissuto di tutto, mi ha detto sì, ma sono sempre piccoli, perché guardate, sono sempre piccoli, sono sempre persone di minore età che cercano in realtà, ed è qui l'altro punto di forza di questa legge, cercano nell'adulto un sostegno, un aiuto, ed è per questo che il tutore volontario rappresenta una risorsa straordinaria per loro. Avere una persona adulta che ti guida, ti accompagna, ovviamente dal momento del tuo arrivo fino, diciamo, ai giorni in cui puoi cominciare davvero ad essere adulto e a vivere una vita d'adulto, significa per loro una fortuna incredibile, è un'altra vita, no? Immaginate un ragazzo che arriva, che magari è stato derubato, picchiato, ha lavorato, è finito in un carcere in Libia, è riuscito a uscire dal carcere perché magari la famiglia ha pagato il riscatto, si è imbarcato, ha rischiato la vita in mare, arriva qui, non parla neanche una parola di italiano, sa che deve cominciare a vivere una vita qua. Avere una persona che semplicemente ti accompagna è davvero, sì, diciamo, la svolta. E quindi qui poi arriverò a un altro punto, che invece è un punto dolente della legge, che è quello non dell'esistenza del tutore, del fatto che abbiamo in Italia una disponibilità di tutori molto grande, soprattutto molto grande se la confrontate diciamo, a un elemento di conoscenza, cioè che c'è pochissima diffusione, non è che c'è pubblicità, che viene reso noto agli italiani che puoi fare il tutore volontario, è un passaparola che sta avvenendo, perché la Garante Nazionale dell'Infanzia ha fatto quel che poteva, quei mezzi che ha, quindi ha fatto una campagna di informazione che però è andata su qualche social dove si dice puoi diventare tutore, che tra l'altro andrebbe ripetuta costantemente. Ma ci sono, nonostante questo, moltissimi tutori che hanno già completato il corso di formazione per fare il tutore volontario e non vengono abbinati, sono nominati, entrano a far parte dell'albo come la legge prevede, ma i magistrati, che vanno secondo me veramente troppo lenti, non li abbinano ai minori. Questo è una cosa gravissima per una ragione che poi è resa evidente da un dato, che spessissimo questi ragazzi arrivano che hanno 17 anni, l'età media è tra 16 e 17. Capite anche voi che un ragazzo di 17 anni a cui tu dai un anno di tempo per avviare un percorso di integrazione e quindi cominciare ad andare a scuola, cominciare a imparare la lingua, cercare di addirittura immaginare che poi puoi avere un lavoro a 18 anni, 19, è ovviamente una scommessa contro il tempo che mette i tutori in una condizione di ansia. Alcuni di loro sono davvero straordinari, cioè gente che combatte delle battaglie incredibili e che riesce a fare dei miracoli, perché riesce a iscriverli, ad avviarli, a metterli in sicurezza rispetto a tutte invece le trappole della LEA che ancora vengono fatte scattare, perché la legge dice delle cose, non vi aspettate che
tutti siano d'accordo o che non si tenti continuamente, ve lo dice il fatto che è stato abolito l'articolo, il comma dell'articolo che parlava di silenzio assenso, rendendo la vita molto più difficile sia ai tutori, ma soprattutto a quelli che i tutori non ce l'hanno e che quindi non avranno nessun alleato col quale presentarsi alla burocrazia italiana, e basta che vi dica questo che avete capito che cosa vuole dire. Ma che intelligenza e che saggezza può avere un paese che decide che dopo aver investito sulla formazione di un ragazzo, anche solo per un anno, guardate, al compimento del 18° anno di età, non avendo più nessun titolo per restare, gli si dà in mano un bel foglio di via e gli si dice che lui da quel giorno lì diventa una presenza illegale in questo paese, non legale. Quale intelligenza c'è nell'aver usato delle risorse economiche, finanziarie, avere utilizzato il sistema di accoglienza, perché c'è il sistema di accoglienza, il vitto, l'alloggio, l'istruzione, la sanità, quando finalmente comincia ad avviare dei passi che lo rendono più sicuro e diciamo più capace di integrarsi, tu decidi che invece lo condanni a diventare un clandestino. E quindi evidentemente, perché poi oltretutto ci fosse un percorso razionale. Voi sapete che uno dei grandi fallimenti di Salvini è stato proprio quello dei rientri nel proprio paese, perciò degli allontanamenti, no? Tu hai un foglio di via, resti tranquillamente nel paese, oltretutto condanni una persona a diventare una presenza clandestina e illegale. Ditemi voi di cosa pensate che uno possa vivere, visto che non ha titolo per esserci, se non di un'attività che non può essere trasparente, che non può essere legale, perché non hai la residenza, teoricamente non hai diritto alle cure, e guardate che avveniva con i minori. Ci sono state regioni, perché voi sapete che ogni regione gestisce la sanità con criteri rispetto ai quali lo Stato centrale non può, diciamo, non ha voce in capitolo. Per esempio, io ricevevo decine e decine di denunce della Garante della Calabria perché venivano rifiutate le cure ai minori stranieri non accompagnati. Anche questo, quale saggezza può avere un paese che decide che se c'è una persona malata o più persone malate non vengono curate perché costano, come se non ci fosse poi una serie di conseguenze, no? Cioè, è veramente la stupidità, è la stupidità di un pensiero in questo caso, e quindi di un sistema che capovolge e pensa che negandoti il diritto di esistere ha risolto il problema, quando in realtà trasforma la possibilità e quindi un'opportunità in un problema, se non in un dramma, e comunque certamente in un danno che non riguarda solo più quella persona, ma riguarda tutto il contesto sociale. Dicevo, la legge quindi ha come suo primo articolo quello del non respingimento, e il non respingimento si avvale ovviamente e ha le sue radici più profonde nella Convenzione ONU. Quello che vi voglio dire è così, giusto perché comprendiate anche la difficoltà che abbiamo avuto nel portare a termine la legge, uno dei punti che l'ASGI, l'associazione dei giuristi, una associazione importantissima di giuristi davvero di grandissimo livello, però fece, trovò da obiettare sul fatto che esisteva una legge solo per i minori non stranieri, e che quindi la legge in sé rappresentava una discriminazione perché individuava una categoria, per cui la legge dice che non, questa legge esiste proprio perché non ci sia la discriminazione e per garantire parità di diritti ai minori che invece sono in una condizione di particolare fragilità. Cos'altro prevede? Vado adesso molto più velocemente. Prevede che abbiano ovviamente a questo punto tutti i diritti dei loro coetanei, senza distinzione di razza, eccetera, eccetera, religione, sesso, eccetera. Quindi hanno diritto alla salute, quindi all'accesso alle cure sanitarie, hanno diritto al percorso scolastico, hanno diritto ad essere accolti, hanno diritto
ad essere, diciamo, rispettati, ascoltati. La legge è intervenuta anche su un punto molto drammatico, che era quello dell'attribuzione dell'età. Uno dei punti più complicati è: come fai a distinguere un minore? Quindi quando voi sentirete, e lo sentirete, gli esponenti di destra, di centrodestra, dire che tanto tra di loro si insinuano gli adulti, proprio perché c'è quella orribile legge 47, sappiate che la legge 47, al contrario, conferisce gli strumenti, i criteri coi quali può essere, anzi deve essere, attribuita l'età, in caso che non ci siano i documenti e non ci siano le prove, diciamo, che tu sei una persona di minore età. Tutte devono avvenire, intanto le uniformate, perché in un posto si faceva in un modo, in un altro, non so, per esempio le lastre al polso, l'avrete sentito dire che venivano fatte le radiografie del polso per misurare l'età, oppure della dentatura. Criteri che invece non tengono conto della diversità, per esempio, della struttura ossea di ceppi diversi, no? E quindi che ragazzi provenienti da alcuni paesi sono molto più minuti di altri che però hanno la stessa età, o magari sono anche più giovani, che però hanno, diciamo, hanno un'altra struttura fisica. Quindi ci sono dei criteri per l'attribuzione dell'età, e quindi un altro dei miti che questa legge ha sfatato è che questa legge avrebbe potuto rappresentare un pull factor cosiddetto, cioè voi fate una legge che dice che i ragazzi possono arrivare, possono essere accolti, istruiti, avere accesso al sistema sanitario, quindi sarete invasi dai minori stranieri di tutto il mondo. In realtà i dati dimostrano che noi abbiamo dovuto registrare, ahimè, questo però apre un altro problema, esattamente il fenomeno opposto, e cioè che dai 13.000 a 15.000 raggiunti di sbarchi, di arrivi del 2015, del 2016, da quel momento in poi c'è stato un calo costante. E siamo oggi a sbarchi davvero residualissimi, cioè dei numeri ridicoli. Naturalmente i numeri sono bassissimi perché sono dentro complessivamente al calo degli arrivi e degli sbarchi degli adulti, quindi c'è un calo complessivo che si registra esattamente anche sui minori, quindi su quelli più giovani, sulla componente più giovane. Questa legge ha due grandi innovazioni. Una è quella dei tutori volontari e l'altra è quella degli affidi familiari. Cosa dice questa legge? Dice che nell'accoglienza deve essere privilegiato l'affido familiare. Questo posso dire che assolutamente non ha registrato alcun successo. Diciamo, è un'innovazione che non decolla. Avrebbe dovuto promuoverla nell'idea iniziale l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che invece soprattutto con il cambio della presidenza e con il venire meno di quello che per i sindaci italiani prima era invece un problema scottante. Perché? Perché l'accoglienza, il mantenimento dell'accoglienza, il costo dell'accoglienza pesava direttamente sui bilanci dei comuni. La legge preesistente, anzi le norme, non è mai esistita una legge sui minori, quindi non posso dire la legge preesistente, le norme che preesistevano questa legge dicevano che il costo dell'accoglienza della persona di minore età rintracciata in un territorio doveva essere messa in capo al bilancio del comune di quel territorio. Che cosa aveva prodotto questo? Un'altra deformazione gigantesca, cioè che per esempio la Sicilia, dove praticamente sbarcavano tutti, dal quale non venivano mai spostati, ma in me questo è un altro dei punti su cui tornerò dolenti anche di questa legge, perché la legge dice che devi evitare l'assembramento, cioè la numerosità, e la legge dice che vanno redistribuiti sul territorio italiano. Parliamo di numeri ridicoli,
non so, sbarchi di 5.000, rendetevi conto, 5.000 ragazzetti, che cos'è per un paese accogliere 5.000 ragazzi e farlo in un modo che loro diventino i cittadini onorati di esserlo di questo paese, o grati per essere diventati cittadini di questo paese, cioè crescere dentro a uno Stato una presenza che diventa in un certo senso anche la tua carta di presentazione nel paese d'origine. Quando noi parliamo della collaborazione tra i popoli, della cooperazione internazionale, cioè che cosa c'è di più? Pensate cos'è stata la migrazione italiana negli Stati Uniti, no? Dei nostri bisnonni che hanno trasmesso l'idea che comunque in quel paese c'era stata una grande opportunità. Quante volte abbiamo sentito dire che l'America era un grande paese? Se tu hai una carta di presentazione come un ragazzo a cui tu hai dato una seconda occasione, nel quale hai fatto crescere davvero una cultura della cittadinanza, naturalmente di una doppia cittadinanza, gli devi chiedere di sentirsi contemporaneamente cittadino del paese che l'ha accolto e cittadino ovviamente del paese nel quale è nato. Ma significa che tu hai una carta di presentazione straordinaria e che dà l'idea di una coesione anche, no? Di una capacità di collaborazione pacifica tra i popoli, anche nella estrema diversità della cultura, dell'appartenenza, della religione, della lingua. Ecco, vi dicevo, questo invece dell'affido familiare è uno dei punti che non ha decollato perché i sindaci, con la creazione del fondo, perché esiste ora un fondo per i minori stranieri non accompagnati, hanno risolto il loro problema, nel senso che non devono più far pesare sui propri bilanci, e tanto più comuni come quelli siciliani, che io mi ricordo una volta una discussione con un sindaco di una piccola comune, il quale mi disse a un certo punto: onorevole, deve capire, io ho 400.000 euro di bilancio complessivo, secondo lei io, quando ne ho spesi 80.000 per i minori stranieri, che cosa gli dico ai miei cittadini? Che gli tolgo la mensa ai loro figli perché non ho più i soldi per la mensa a scuola? Era un problema vero. Tolto quello però, perché il Fondo Nazionale per i Minori Stranieri Non Accompagnati è stato creato grazie alla, diciamo, alla legge, ma prima che la legge, quando ad un certo punto è sembrato che la legge non arrivasse più in porto, l'ANCI è riuscita a fare in modo di anticipare